Carissimi amici, eccomi nuovamente qua. Grazie a tutti per le donazioni. Oggi parleremo degli effetti e degli stili di livello. Finora non ho fatto differenza tra effetti di livello e stili di livello, come non vi ho mostrato opzioni particolari durante la lezione sulla correzione dei colori ed altre cose che potrei sfruttare durante quasi tutte le lezioni, ma che non sfrutto. Lo faccio per voi. Photoshop è un programma molto complesso. Non difficile, ma complesso, ricchissimo di funzioni che spesso sono un po' ridondanti o che si ripetono in funzioni avanzate in maniera migliore di come si trovano nelle funzioni meno avanzate. Io che sto cercando di fare le cose per bene, faccio spesso finta di non sapere di più di quello che vedremo affinché le cose siano più semplici da capire per chi non le conosce. Oggi però vedremo la differenza tra effetti di livello e stili di livello e da oggi verranno chiamati sempre nella maniera corretta, perché anche voi li conoscerete nella maniera corretta. La tendenza dei grafici professionisti è quella di non usare più gli effetti o gli stili di livello, almeno così leggevo in una rivista di grafica. Non so quanto ci sia di vero, d'altronde io non frequento l'ambiente, ma se fosse così sarebbe un vero peccato ed oggi capiremo il perché. Molti di voi hanno già smanettato con gli effetti di livello, sicuramente durante le mie lezioni passate. Oggi, oltre a vedere l'utilizzo tradizionale di questi effetti, vedremo anche come sfruttarli per migliorare le selezioni e creare effetti d'impatto. Spero. Quindi non perdiamo tempo, ormai sapete che partiamo sempre dalle cose un po' tecniche per finire a quelle ancora più tecniche. Non avete scampo amici, i videocorsi sono sempre noiosi, è il duro prezzo che bisogna pagare per imparare a divertirsi con Photoshop. Quando si parla di effetti di livello, molti pensano che si tratti dei soliti effetti per creare i bottoni delle pagine web o quei soliti effetti che tanto andavano di moda quando questa funzione è stata introdotta in Photoshop, se non vado errato la 5. Gli effetti di livello permettono di fare molto di più e lo vedremo proprio oggi. Iniziamo col dire che tutte le modifiche che possiamo fare con gli effetti di livello sono di tipo parametrico. In poche parole vuol dire che utilizzano delle finestre di dialogo contenenti un sacco di parametri con cui possiamo sbizzarrirci a creare tutti gli effetti che vogliamo. E, ancora più bello da sapere, queste modifiche non alterano irrimediabilmente per nessun motivo le nostre immagini originali. Gli effetti di livello possono essere creati in un livello per volta e non si possono applicare a più livelli, contemporaneamente e nemmeno a gruppi di livelli. La finestra di dialogo degli effetti di livello è molto vasta e ricca di opzioni. Vi sarete stancati di sentirmi dire tutte queste cose senza vedere nemmeno un'immagine. Ma ne ho io una bellissima adatta agli effetti strepitosi che andremo a vedere. Apriamo l'immagine circles.tiff, sempre disponibile nella cartella Lesson Stuff di questa lezione. Come vedete, si tratta di quattro strepitosissimi cerchi grigi, grigio al 50%, divisi in quattro livelli diversi. Ve l'avevo detto che avremmo aperto un'immagine fenomenale. Ora che abbiamo qualcosa su cui mettere le mani, possiamo aprire la finestra di dialogo degli effetti di livello. Ormai lo sapete a memoria, ma io ve lo ripeto. Andiamo a fare clic sul pulsante FX, che si trova qua sotto al fondo della tavolozza dei livelli, e scegliamo ombra esterna, il primo qua in alto. Come vedete, appare la finestra di dialogo con tutte le sue opzioni. Sul manuale di Photoshop c'è scritto: aggiunge un'ombra al di fuori dei bordi del contenuto del livello. Molto dettagliato. Io avrei un paio di cose da aggiungere in merito. Iniziamo col notare che abbiamo la possibilità di scegliere un metodo di fusione ed un colore. Per impostazione predefinita, questo effetto utilizza il metodo moltiplica, che, come sapete, è il metodo delle ombre ed è anche uno dei più utilizzati per via delle sue proprietà di colorazione. Tuttavia, permettendoci di cambiare il colore, facendo clic su questo selettore di colore e metodo di fusione da questo menu a comparsa, abbiamo una vasta scelta di effetti a cui poter attingere per risultati inimmaginabili. Oggi ne vedremo uno che spero non conosciate. Facendo clic sul selettore del colore, appare la finestra di selezione dei colori da cui possiamo scegliere il colore in diverse maniere, compresa quella di uscire dalla finestra e selezionare un colore dell'immagine perché lo strumento si trasforma in contagocce. Annulliamo e proseguiamo. L'angolo controlla l'angolo della sorgente di luce. L'ombra appare dalla parte opposta dove punta la luce, come nella realtà. Distanza ci permette di scegliere la distanza tra ombra ed oggetto
è possibile anche trascinare l'ombra con il mouse senza impostare l'angolo con i parametri. Dimensione sfoca l'ombra. Non la rende più grande come potrebbe indurci a pensare dal nome. Per renderla più grande bisogna combinarla con estensione. Vedete come ingrandiamo l'ombra rendendola più netta? Il contorno è il profilo dell'ombra. Se facciamo clic su questa freccetta in basso, apriamo i vari profili disponibili. È inoltre possibile crearsene uno personale facendo clic su quest'altro menu a comparsa o usare quelli presenti. Cos'è il profilo dell'ombra? Perché me lo avete chiesto? Come ve lo spiego? Allora, vedete questo quadrato tagliato a metà lungo la diagonale? Consideriamo solo la parte grigia. Immaginatevi un fermaporta. Avete presente quei pezzi di legno o plastica triangolari che si incastrano sotto le porte per impedire che si aprano o si chiudano? Ecco, se lo guardassimo esattamente di profilo avrebbe questa forma. Ma io voglio che facciamo il contrario. Immaginiamoci questo triangolo come il fermaporta e proviamo a guardarlo dall'alto. Ora, immaginiamoci di non guardarlo più, ma di toccarlo, sempre dall'alto, mi raccomando. Partendo dal punto più alto, venendo verso di noi, andremo al punto più basso. Questo è quello che fa il contorno dell'ombra quando scegliamo questo tipo di contorno. Il punto più basso corrisponde a bianco, non ombra. E il punto più alto corrisponde al punto più opaco dell'ombra. Ora provate ad immaginarvi gli altri per conto vostro, ad esempio questo. Visto? Le parti scure sono quelle più alte del profilo, quelle chiare sono quelle più basse. Semplice, no? Quindi abbiamo l'anti-alias che si suppone debba appiattire i contorni. Ma non fa niente che io riesca a percepire. Spero che non lo percepiate nemmeno voi, altrimenti vorrebbe dire che ho dei problemi alla vista. Ed è possibile, visto che i miei occhi si sono assuefatti al monitor. Ora dopo 8-9 ore di lavoro al computer vedo che lo schermo mi si arrossisce un po'. Probabilmente non si è ancora abituato a stare davanti ai miei occhi per così tanto tempo. Bene, dopo abbiamo disturbo, che ci serve quando lavoriamo con le foto per fare in modo che il disturbo della foto sia uguale al disturbo dell'effetto. Generalmente si utilizzano valori molto bassi. Infine abbiamo livello fora ombra esterna, il quale fa in modo che l'ombra non sia nascosta dal livello, ma bisogna andare nelle opzioni di fusione, che si trovano qua in alto, e ridurre l'opacità di riempimento. Così. Se torniamo a ombra esterna ed abilitiamo e disabilitiamo livello fora ombra esterna, un nome più lungo non glielo potevano dare, possiamo notare che l'ombra ora sta sopra livello e non più sotto. Qua a destra abbiamo ancora usa luce globale, funzione interessante che fa in modo che tutti gli effetti che useremo avranno la stessa fonte di luce. Possiamo ripristinare le impostazioni iniziali e passare al successivo, non li vedremo tutti così dettagliatamente. Attenzione! Mentre impostiamo questi parametri, non è possibile annullare le operazioni. Quindi dobbiamo sempre rimettere a posto le cose manualmente o ripristinare come sempre tenendo premuto Option o Alt su Windows e facendo clic sul pulsante Annulla che si trasforma in Ripristina, così. L'effetto successivo è ombra interna. La differenza, rispetto al precedente, è che una sta fuori dal livello e l'altra, questa, sta dentro. La cosa bella di questi effetti è che non dobbiamo necessariamente utilizzarli per come sono stati chiamati. Ad esempio, io vorrei creare un effetto di luce dal lato opposto dell'ombra esterna. Mi basta semplicemente scegliere un colore chiaro da qua, ad esempio il bianco, ed il metodo di fusione scolora, così. Vedete che ora abbiamo la luce che batte sul lato in alto a sinistra del cerchio e la sua ombra sul lato in basso a destra? In questo caso, ad esempio, usa luce globale ci serve per mantenere la logica delle luci e delle ombre. Infatti, se sposto l'effetto di ombra interna, si sposta anche l'ombra esterna, vedete? Dal momento che questa lezione è molto ricca di immagini su cui lavorare, non mi dilungherò molto su tutti questi parametri. Ad esempio abbiamo il bagliore esterno e il bagliore interno. Queste differenze delle ombre che abbiamo visto producono il loro effetto lungo tutto il perimetro del livello e non sono legati alla posizione delle luci, ma di massima fanno la stessa cosa che facciamo con le ombre, però lungo tutto il perimetro del livello. Poi abbiamo smusso ed effetto rilievo, probabilmente il più utilizzato di tutti questi effetti. Ripristiniamo gli effetti con Option, Alt, Click, qua, così, e disabilitiamo le ombre. Andiamo su smusso ed effetto rilievo.
Abbiamo moltissimi parametri che vi lascerò il piacere di scoprire da voi. Non sono difficili, sono solo tanti. Questo effetto ci permette di creare quei famosi bottoni bombati che, abbinati alle ombre, ricevono il tipico aspetto tradizionale stile pulsantoni per il web. C'è una cosa che voglio farvi vedere. Portiamo le dimensioni al massimo, così. Abbiamo creato una sfera. Perché non colorarla? Sempre all'interno di questa finestra di dialogo possiamo intervenire sul colore del livello. Basta andare su sovrapposizione colore, così. Per impostazione predefinita Photoshop applica il colore rosso, in metodo di fusione normale, e l'opacità al 100%. Ovviamente noi possiamo cambiare tutte queste opzioni a nostro piacimento. Proviamo a scegliere moltiplica al posto di normale, ed ecco che abbiamo costruito una sfera rossa. Una volta soddisfatti dei nostri effetti, possiamo dare l'ok facendoci clic sopra, così. Visto quante cose si possono fare con gli effetti di livello? Siamo partiti da un cerchio grigio e, senza modificare un solo pixel di questa immagine, abbiamo creato una sfera rossa. Come avete avuto modo di vedere nel corso delle lezioni precedenti, una volta usati gli effetti di livello, compaiono questi sottolivelli, indentati con il livello a cui sono riferiti. Per dimostrarvi che non abbiamo torto un solo pixel all'immagine, disabiliterò gli effetti di livello facendo clic su quest'occhio di fianco alla scritta effetti. Come vedete, ho disabilitato gli effetti. Ognuno degli effetti creati può essere reso visibile o invisibile, indipendentemente dagli altri. Riabilito gli effetti e disabilito solo l'effetto rilievo. Come potete vedere, il cerchio ora è rosso, ma non ha più l'ombreggiatura che lo rende una sfera. Se faccio il contrario, invece, ottengo una sfera grigia, ma la riporto al rosso perché mi piace di più. Perfetto, cosa possiamo ancora vedere? Beh, abbiamo altri tre cerchi da esaminare nei prossimi 45 minuti, quindi posso prendermela comoda. Scherzo. Non avete idea di quello che ci aspetta dopo questi cerchi. Andiamo avanti. È possibile copiare questi effetti negli altri livelli. Lo si può fare spostando la parola effetti da un livello all'altro, così, oppure spostando la scritta FX, è indifferente. Vedete che la sfera colorata passa da un cerchio all'altro? È anche possibile spostare un solo effetto selezionandolo e trascinandolo. Ora abbiamo un cerchio rosso ed una sfera grigia. Se vogliamo copiarli, lo possiamo fare tenendo premuto Option, Alt e trascinando nel livello su cui vogliamo copiarli, così. Se vogliamo applicare l'effetto a tutti i livelli in una volta sola, possiamo fare clic destro sulla scritta FX e scegliere Copia stile livello, così, per poi selezionare tutti i livelli su cui vogliamo applicare l'effetto, tenendo premuto Comando, Shift, come vi ho fatto vedere in diverse lezioni, e facendo clic. E fare clic destro sullo spazio vuoto di uno dei livelli selezionati, quindi scegliere Incolla stili di livello. Come vedete abbiamo creato 4 sfere rosse. Prima di chiudere questa immagine e passare alla prossima, voglio mostrarvi che possiamo cambiare i parametri di tutti questi effetti per ottenere effetti diversi. Facciamo doppio clic sulla scritta Riempimento colore del livello 01. Ecco che si apre la finestra di dialogo degli effetti di livello. Possiamo fare clic sul selettore del colore e scegliere, ad esempio, questo bel blu. Ora abbiamo 3 sfere rosse ed una blu. Non contento di avervi annoiati fino a questo punto, voglio che diamo l'ok e facciamo doppio clic sul livello 02, smusso ed effetto rilievo, così. Come possiamo disabilitare gli effetti della tavolozza, li possiamo disabilitare anche qua. Facciamo clic su questo segnale di spunta per eliminare l'effetto rilievo e mettiamolo su ombra interna. Vedete che se non facciamo clic sul nome non andiamo ai parametri dell'effetto? Se rimetto il segnale di spunta sull'effetto rilievo, ripristino l'effetto di prima, ma non è quello che voglio. Quindi facciamo clic sopra ombra interna per intervenire sui parametri. Voglio mostrarvi un altro paio di sistemi per creare l'effetto sfera. Portiamo le dimensioni a 128. Come notate, questa potrebbe già essere una sfera con la luce dal punto di vista di chi la guarda. Se aumentiamo la distanza, portandola a circa 100, creiamo un effetto più simpatico. Quando non si lavora veramente in grafica 3D, si tende a non utilizzare fonti di luci che potrebbero non sembrare realistiche. Diamo l'ok perché non è ancora finita. Andiamo al livello 03 e facciamo nuovamente doppio clic per modificare gli effetti di livello. Togliamo l'effetto rilievo e andiamo su bagliore interno.
Non mi soffermo a spiegarvi le opzioni, quando finirà la lezione e vi sarete ripresi potrete provarli da voi. Scegliamo il colore bianco e lasciamo il metodo di fusione scolora. Aumentando le dimensioni creiamo un bagliore bianco lungo il perimetro interno del livello, come se la fonte di luce arrivasse esattamente dietro la sfera, ma non è un effetto molto sferico, vero? Quindi scegliamo centro come sorgente ed aumentiamo le dimensioni fino a 160 circa. Così abbiamo di nuovo la luce che punta dalla posizione di chi guarda la sfera. È vero, non appare molto realistico, però in determinate condizioni di luce si vedrebbe veramente così. Cambiamo il colore di questa sfera, non mi piacciono tutte rosse. Andiamo su sovrapposizione colore e scegliamo un verde un po' scuro. Ecco, ora sembra che anche la sfera sia più sferica. Infine diamo l'ok e passiamo al livello 04 per vedere un altro sistema ancora che ci permette di creare l'effetto di una sfera. Togliamo l'effetto rilievo e andiamo su sovrapposizione sfumatura. Come notate abbiamo già una sfumatura simpatica che ci ricorda l'ombreggiatura della sfera. Si può fare di meglio. Ah, questo effetto sovrapposizione sfumatura si comporta come lo strumento sfumatura che abbiamo visto nella lezione numero 10. Cambiamo lo stile della sfumatura, da lineare a radiale, così. Scegliamo il metodo di fusione moltiplica, opacità 75%, e portiamo le dimensioni della sfumatura al massimo. A questo punto possiamo spostare la sfumatura come preferiamo noi, trascinandola direttamente con il mouse sull'immagine. Se invertiamo l'effetto facendo clic su questo segnale di spunta, otteniamo una sfera al buio. Cambiamole il colore, ad esempio giallo, ed ecco fatto. Ora possiamo chiudere questa fantastica immagine perché ho un grosso favore da fare a un amico. Il fotografo Alessandro Panuello mi ha confidato di aver sentito la mancanza del suo amato gattino quando si è recato alle Maldive. Ah, che pena, che pena. Pare che il gatto non abbia voluto seguirlo, d'altronde si sa che i gatti non amano molto l'acqua. Figuriamoci se sarebbe mai andato di sua spontanea volontà in un'isoletta sperduta nell'oceano indiano. Allora ho pensato di portarcelo io con Photoshop, aiutandomi con gli effetti di livello. Apriamo l'immagine links.tiff, che rappresenta il dolce gattino di Alessandro. Ed apriamo anche la foto maldive.tiff. Entrambe le foto le ha scattate il fotografo Alessandro Panuello, che ha da poco terminato il suo nuovo raggiante sito. Dategli un'occhiata, ci sono molte belle foto. Tra l'altro Alessandro è un fotografo specializzato nel genere fashion ed è disponibile per book fotografici in zona Piemonte, Val d'Aosta, Liguria e Lombardia. Se siete interessati lo potete contattare via email dal suo sito. Torniamo alle nostre immagini. Prendiamo prima il gatto. Dal momento che questa lezione sarà abbastanza lunga, vi ho risparmiato la procedura di selezione, che magari vedremo in qualche altro corso, chissà, preparandola prima della lezione. Andiamo nella tavolozza dei canali e facciamo Command, Control Click, sull'anteprima del canale Tomcat. Che spettacolo, una selezione perfetta del gatto senza che facciate lo sforzo di farvela da voi. Bene, spostiamo la foto del gatto in modo da poter vedere anche quella delle Maldive. Dal momento che le due foto sono anche delle stesse identiche dimensioni, ci basterà fare come vi ho insegnato nella lezione numero 7 per spostare il gatto esattamente alla stessa posizione originale nella foto delle Maldive. Che bravo lo zio Rip, vero? Vi fa la selezione perfetta del gatto, vi adatta le immagini. Cosa volete di più dalla vita? Per chi non si ricordasse la procedura per spostare il gatto nella sua stessa posizione, nell'altra foto, lo ripeterò. Se non avete lo strumento sposta attivo, premete Command o Control su Windows, mettendo il mouse all'interno della selezione, non all'esterno, mi raccomando. Fate clic e trascinate nell'altra immagine. Prima di rilasciare il mouse, tenete premuto lo Shift e rilasciate il mouse, solo il mouse. Ecco, ora potete rilasciare anche i tasti. Perfetto. Visto che selezione perfetta, di cosa vi lamentate? Meglio non ci sono riuscito, la prossima volta ve lo selezionate voi il gatto. Scherzi a parte, chiudiamo la foto del gatto così che non ci distragga. Come vedete, non sembra che la selezione sia venuta particolarmente bene.
ho pensato di integrare questa parte in questa lezione perché penso che sia una situazione abbastanza frequente quando si ha a che fare con selezioni difficili come può essere il pelo di un animale o dei capelli. Ricapitolando, questa è una selezione bruttina, ma facciamo finta di non essere riusciti a fare di meglio e ci piacerebbe molto portare il nostro gatto alle Maldive insieme a noi, almeno in una foto ricordo. Incredibile ma vero, gli effetti di livello ci permetteranno di ottenere un effetto decisamente realistico. La prima cosa che dobbiamo fare è eliminare questo azzurro tutto intorno al gatto. Nessuno ha qualche idea? Alzate le mani. Vediamo, se avete pensato al bagliore interno, avete indovinato. Quindi facciamo clic sul pulsante degli effetti di livello e scegliamo bagliore interno. La prima cosa da fare è cambiare questo giallo in un colore più simile a quello del nuovo sfondo. Facciamo clic sul quadratino giallo per aprire la finestra di selezione colore e facciamo clic sull'immagine in un punto in cui otteniamo un bel marrone scuro. Il gatto si trova in una zona in ombra, quindi ci serve un colore scuro, ad esempio questa foglia. Per facilitare le cose, arrotonderei questi valori del colore, ad esempio alzerei un po' la tonalità fino a 40 gradi, la saturazione al 100% ed abbasserei un po' la luminosità, mettiamola a 20%. Perfetto, diamo l'ok. Dal momento che il metodo di fusione è su scolora, non notiamo alcun cambiamento. Proviamo a metterlo su moltiplica e ta-da! Ecco che si comincia a notare una certa riduzione dell'azzurro intorno al gatto, ma non è finita. Io aumenterei ancora le dimensioni del bagliore, portiamole a 40, anche 45. Proverei ancora ad aumentare l'opacità del bagliore, mettendola al 100%. Mettiamo anche il disturbo a 1%, tanto per simulare il disturbo naturale della foto. Nonostante abbiamo attenuato di molto l'effetto, vedo che non è ancora sufficiente. Poco male, vediamo di mascherare i difetti con qualche altro effetto, ad esempio sovrapposizione colore. Beh, direi che il gatto così rosso non è proprio il massimo. Iniziamo con lo scegliere un colore adeguato, ad esempio un beigiolino. Direi che la tonalità giusta è 40 gradi. Portiamoci a una saturazione del 50%. È una luminosità abbastanza alta, poi scuriremo il tutto, ad esempio 90%. Opacità al 100% va bene, ma abbiamo bisogno di colorare il gatto, non di coprirlo completamente. Come sapete, io sono innamorato del metodo moltiplica, quindi lo scegliamo. Il metodo moltiplica scurisce praticamente tutti i colori, anche se questi sono chiari come il nostro beige. L'unico colore che non scurisce è il bianco, lo nasconde e basta. Ecco mosso un altro passo verso la sparizione dell'azzurro intorno al gatto. Guardate soprattutto la pancia se disabilito l'effetto. Ora, secondo me ci siamo quasi. Probabilmente basta applicare una sovrapposizione a sfumatura che avrà due funzioni, quella di adattare le luci dello sfondo sul gatto e quella di far scomparire una volta per tutte questi eloni azzurri che ora sono evidenti prevalentemente nella zona della coda. Facciamo clic su sovrapposizione a sfumatura. E prima di cambiare i metodi, le opacità ed i colori, io vorrei subito cambiare l'angolo. Lo porterei a 93 gradi. Ok, non ridete, avrei potuto lasciarlo a 90, ma sono troppo pignolo e mi stava già dando fastidio. Quindi cosa possiamo fare? Direi che l'unica cosa che vale veramente la pena di fare è di impostare il metodo moltiplica. E per il resto non toccherei nulla. Visto? Sparito l'alone azzurro dal gatto. Incredibile, vero? Il bello è che l'alone azzurro è ancora lì, solo che non si vede più. Ora non impigritevi a fare selezioni malfatte solo perché poi mettete tutto a posto con gli effetti di livello, eh? In ogni caso dubito che si potesse fare una selezione perfetta di questo gatto, il pelo si mischia inevitabilmente con la luce dello sfondo. Normalmente si è sempre costretti ad operare in questa maniera per inserire le nostre creaturine pelose in sfondi con colori diversi. In ogni caso, c'è ancora qualcosa che non mi piace, si trova esattamente qua, nella parte del collo. Diciamo che abbiamo sparato praticamente tutti i colpi disponibili per migliorare il contorno del gatto. Possiamo provare ad applicare un'ultima risorsa, il bagliore esterno. Facciamoci clic così. Anche se dall'esterno, stiamo sempre lavorando sul perimetro, magari riusciamo ad attenuare quell'alone anomalo. Iniziamo subito a cambiare il colore, sicuramente il giallo non va molto bene. Scegliamo un marroncino non troppo scuro, ad esempio tonalità 30 gradi. Sparisce
saturazione a 60% e luminosità a 80%. Qua c'è il trucco. Apparentemente abbiamo rovinato anche la parte che avevamo appena aggiustato, ma se noi utilizziamo il favoloso metodo moltiplica, andiamo a sistemare tutto. Proviamo. A questo punto direi che non ci sono più aloni azzurri. Ce l'abbiamo fatta. Però ingrandirei leggermente le dimensioni di questo bagliore. Portiamolo a 10 pixel, così. Perfetto. Che ne dite? Io dico che non ci siamo ancora. Prima di tutto facciamo uno zoom per vedere da vicino l'effetto. Ecco, il pelo non è molto morbido sullo sfondo. Questo non va un granché bene. Se poi torniamo al 50% di zoom, almeno nel mio caso che lavoro con uno schermo piccolo, e vogliamo proprio essere pignoli, anche la testa dovrebbe essere illuminata diversamente dal sole. E magari il gatto dovrebbe avere un certo bagliore intorno per via della luce che gli arriva da dietro. No, non va bene. Iniziamo con l'ammorbidire il pelo. Non penso che verrà una cosa sensazionale, ma si può migliorare rispetto a come ora. Questo trucchetto non mi ricordo se ve l'ho già mostrato, ma è abbastanza semplice. Prima di tutto illuminiamo il livello, chiamiamolo No More Blue. Quindi facciamo Command, Control Click sull'anteprima del livello del gatto per selezionarlo, così. Ora facciamo clic qua sotto per creare una maschera di livello. Ecco fatto. Anche se può sembrare strano, la sola creazione della maschera di livello ha prodotto dei cambiamenti all'immagine. Proviamo a disabilitarla facendo clic con il tasto destro qua e scegliendo disattiva, oppure come preferisco fare io, facendo semplicemente shift click sulla maschera di livello per disattivare e riattivare la maschera. Per migliorare ulteriormente l'effetto, portiamoci al 100% di zoom e facendo attenzione di lavorare sulla maschera di livello, non sul livello, andiamo a creare una sfocatura di questa maschera. Scegliamo il filtro controllo sfocatura dal menu filtro, sfoca, così. Ed impostiamo un valore basso, ad esempio 3. Diamo l'ok ed abbiamo risolto il primo dei due problemi. A questo punto dobbiamo sistemare le luci. Per modificare le luci, dato che su questo livello lo abbiamo già fatto, possiamo duplicare questo ed applicare nuove modifiche. Copiamo il livello del gatto, chiudiamo gli effetti del vecchio livello per avere più spazio nella tavolozza. In questo livello applicherei la maschera di livello perché ne andremo a creare un'altra. Quindi facciamo clic destro sulla maschera e scegliamo Applica. Rinominiamo subito il livello in Lights and Shadows e cominciamo con i nostri effetti di livello. Gli unici due effetti che terremo sono le sovrapposizioni di colore e di sfumatura. Gli altri li modificheremo. Facciamo doppio clic sul bagliore interno, così. In questo caso dobbiamo creare l'effetto del bagliore del sole alle spalle del gatto, quindi non useremo il metodo moltiplica, ma dovendo schiarire useremo scolora. Sicuramente questo colore non va bene, quindi scegliamo un colore diverso, un beigeolino molto chiaro. Come tonalità siamo nel posto giusto, lasciamo 40 gradi, ma sicuramente dobbiamo cambiare saturazione e soprattutto luminosità. La luminosità la metterei al 100%, mentre per la saturazione mettiamo un 30%. Diamo l'ok. Avete l'impressione che stiamo peggiorando le cose? In effetti sembrerebbe così. Quindi abbassiamo l'opacità dell'effetto fino al 30%, anche 20%. Togliamo il bagliore esterno, che in questo caso non ci serve, ed aggiungiamo un'ombra interna. Cambiamo subito il colore. Anche qua ci vuole una sorta di marroncino giallognolo. Direi che possiamo impostare la tonalità a 40 gradi, saturazione bella alta, 90%, e luminosità al massimo, quindi al 100%. Diamo l'ok e impostiamo il metodo di fusione su scolora. Come vedete stiamo usando un effetto ombra per creare un effetto di luce. Anche qua portiamo l'opacità al 20%. Cambierei anche l'angolo, portandolo a 55, così. Ora lavoriamo un po' sulla distanza e sulle dimensioni. La distanza va quasi bene, anche se la aumenterei un po', fino a 8. Mentre le dimensioni serve che siano significativamente più grandi, ad esempio 65. Voi vi state chiedendo come faccio a considerare valide queste impostazioni. La verità è che immagino già dove sono i punti in cui si vedranno gli effetti e dove verranno mascherati.
Infatti adesso creeremo proprio una bella maschera di livello. Facciamo clic qua sul pulsante per crearla ed ecco che compare una maschera che mostra tutto. Ora selezioniamo lo strumento sfumatura, scegliamo la sfumatura a rombi, accertiamoci di utilizzare la sfumatura da bianco a nero e di essere sulla maschera di livello, non sul livello, mi raccomando. Lo strumento sfumatura lo abbiamo visto nella lezione numero 10, quella sulle composizioni di livelli. Una volta assicurati di tutto questo, poniamoci con il mouse nel punto in cui finisce la schiena del gatto e comincia la testa. Quindi trasciniamo tracciando una linea parallela a quella del mento del gatto, che termini più o meno all'altezza del naso, così. Quindi rilasciamo e creiamo questa sfumatura. Ecco fatto. Se proviamo a disattivare il livello, notiamo che l'unica differenza sta nella testa del gatto. Che ne dite? Disattiviamo un attimo il primo livello, voglio farvi vedere quanto è visibile il nuovo livello. Visto? Incredibile, vero? Direi che abbiamo fatto un lavoro discreto se consideriamo di essere partiti da questo. Benissimo, chi aveva dei dubbi ha scoperto che gli effetti di livello non servono solo a fare i bottoncini tridimensionali. Ah, una piccola cosa che vi voglio dire. Come vedete, nel secondo livello non abbiamo utilizzato il bagliore esterno. In questo caso non ci serve realmente e lo potremo buttare nel cestino, così. Tutti gli effetti di livello possono essere buttati nel cestino uno per uno, tutti in una volta, però non è suggeribile farlo perché occupano pochissimo spazio in termini di peso dell'immagine e potremmo pentirci di averli buttati e dover ricreare un effetto a cui avevamo già dedicato del tempo. Benissimo, c'è ancora qualche effetto avanzato che vorrei vedere insieme a voi e poi i famosi stili di livello, ma quelli sono molto veloci. Senza perdere altro tempo, apriamo l'immagine iamdangerous.tiff. Sempre disponibile nella cartella Lesson Stuff. Questa bella ragazza si chiama Francesca e prima di tutto la dobbiamo ringraziare per avermi autorizzato ad utilizzare e distribuire la sua immagine per questa lezione. Quindi diciamolo tutti insieme: grazie Francesca. Oltretutto Francesca fa la modella ed è disponibile ad ingaggi per vari lavori, tranne foto di nudo. Io sono in contatto con lei. Siete invidiosi, eh? Però per ingaggiarla potete contattare il fotografo Alessandro Panuello, sempre dal suo sito, che è questo qua, e che trovate anche come immagine nella cartella Lesson Stuff di questa lezione. Cosa facciamo a questa fotografia di Francesca? Non lo so, però l'idea è quella di mostrarvi come funzionano le opzioni di fusione che si trovano nella finestra di dialogo degli effetti di livello. Dai, non è vero che non lo so, altrimenti non vi avrei già riempito l'immagine di gruppi di livelli che per il momento sono invisibili. Diciamo che sono stato colpito dallo sguardo di Francesca in questa foto e così ho pensato a qualcosa di gotico, un po' tetro. Così però vi faccio vedere delle funzioni di fusione che hanno del fenomenale, con cui potrete integrare cose completamente diverse tra loro e fonderle come se fossero una cosa sola. Riduco un po' la finestra del navigatore per dare più spazio alla tavolozza dei livelli, così. Inizierei col truccare l'occhio di Francesca. Apriamo il gruppo KO. E prendiamo il livello che si chiama Eye Effect. Selezioniamolo ed abilitiamolo, così. A noi non interessa vedere tutto bianco, quindi nascondiamo il bianco con il metodo di fusione moltiplica. Perfetto. In pratica è come se questo livello non ci fosse. Per questo noi gli andremo ad applicare un effetto di livello. Quindi facciamo clic qua su FX e scegliamo sovrapposizione e sfumatura. Per fare un effetto simile al trucco di The Crow, penso preso un po' alla lontana. Possiamo utilizzare uno stile a rombi, quindi scegliamo stile a rombi da questo menu a comparire. C'è il problema che non vediamo la foto. Volendo eliminare il bianco andremo nuovamente ad applicare moltiplica nel metodo di fusione. Benissimo. Riduciamo un po' l'opacità portandola a 80% e ruotiamo questo effetto in modo da allinearlo alla direzione del viso portando l'angolo a 100, anzi 103 gradi. Ora lo scaliamo fino al 30%, quindi facendo clic con il mouse e trascinando direttamente sull'immagine portiamo l'incrocio di queste linee nere circa al centro dell'occhio, così. Direi che possiamo aumentare un po' l'angolo anche fino a 105 gradi. Perfetto. Ora possiamo dare l'ok per confermare questo effetto. In questa lezione, più che dilungarmi sulla parte tecnica, voglio proprio che vediate un po' di tecniche, perché i parametri degli effetti di livello sono abbastanza intuitivi e non credo che serva spiegarveli quando si comprendono semplicemente guardandoli. E
è più interessante vederli applicati in maniera diversa da quella canonica. Dunque, l'effetto sull'occhio è potenzialmente interessante, però copre anche la parte di occhio che non dovrebbe coprire. Finora vi ho mostrato le maschere di livello, ma Photoshop non usa solo quelle per mascherare. Visto che vediamo gli effetti di livello, vi voglio mostrare come ci permette di mascherare usandoli. Abilitiamo il livello Eye Knockout, qua in cima al gruppo. Questo livello l'ho disegnato con un pennello senza fare grandi cose, variando la pressione del pennello oppure usando la dinamica della tavoletta grafica per chi la utilizza. Come vedete, si tratta di un lavoro abbastanza poco preciso e sommario, però funziona abbastanza bene per il nostro scopo. Come avete visto nell'immagine precedente, non è detto che per ottenere dei buoni risultati dobbiamo per forza essere dei fenomeni della selezione. Allora, la mia intenzione è quella di usare questo livello per mascherare quell'effetto che sta qua sotto. Come si fa? Oltre alle opzioni che abbiamo visto fino adesso, se facciamo doppio clic in un punto vuoto del livello, così, appaiono le opzioni di fusione, che fanno parte degli effetti di livello. A noi in questo caso serve utilizzare la foratura, che si trova qua. Possiamo scegliere il tipo di foratura che vogliamo da questo menu a tendina. Abbiamo nessuna, bassa e profonda. Con nessuna non utilizziamo la foratura, quindi noi scegliamo bassa, vedremo anche profonda, ma più tardi. E come notate, non succede assolutamente niente. Perché? Perché per ottenere l'effetto dobbiamo ridurre l'opacità di riempimento, portandola a zero nascondiamo completamente questo livello e facciamo in modo che fuori tutti i livelli sottostanti all'interno del gruppo. Ecco che abbiamo liberato l'occhio dall'effetto di livello. Se disabilito Eye Knockout, torniamo a vederlo senza la foratura. Forte, vero? Proseguiamo ed abilitiamo il livello Clipping Face che, come vedete, è un'altra selezione sommaria della faccia della modella in un patetico tentativo di selezionarle i capelli. Abilitiamo anche il livello Screen che si trova sopra ed ecco che notiamo l'occhio spuntare fuori dalle nuvole ottenute con il filtro nuvole. Tra l'altro non mi ero accorto, ma guardando questa immagine così ho un vago ricordo del film Arancia Meccanica, non so perché. Non me lo ricordo più, ci sarà qualche collegamento? Non importa, perché ora andremo ad usare la maschera di ritaglio. Anche quella l'ho spiegata nella lezione numero 10, per far sì che le nuvole di questo effetto siano visibili solamente nell'area delimitata dal livello Clipping Face. Quindi ci mettiamo a cavallo tra questi due livelli, teniamo premuto Option, Alt su Windows e, quando il cursore prende questa forma, facciamo clic, così. Ora le nuvole sono visibili solamente sulla pelle della modella. Proviamo a modificare il metodo di fusione del livello screen per fare in modo che le nuvole e la faccia si fondano come una cosa unica. Ops, come mai non funziona? In realtà funziona, se scegliamo il metodo scolora rendiamo tutto bianco. In pratica tutti i metodi di fusione che possiamo applicare ai livelli del gruppo maschera di ritaglio si applicano soltanto alla maschera di ritaglio, in questo caso il livello bianco. Poco male direte voi. Se vogliamo fondere questo effetto al volto della modella, ci basta cambiare il metodo di fusione alla maschera di ritaglio, così. Avete ragione, direi io. Però se io volessi applicare più livelli alla maschera di ritaglio, questi non potrebbero essere fusi tra loro. Mi pare un po' limitativo, no? Fermo restando che ci sono diverse maniere per ovviare al problema, io vi voglio mostrare quello che, a mio avviso, è più professionale. Ripristiniamo la maschera di ritaglio al suo metodo di fusione normale, così. Ora torniamo al livello screen, fondiamolo con il metodo di fusione scolora, così, quindi facciamo doppio clic su una parte vuota della maschera di ritaglio in modo da richiamare le opzioni di fusione e vediamo come risolvere il problema. Vedete qua dove dice fondi livelli ritagliati come gruppo? Questa è la ragione per cui non riuscivamo a fondere i livelli del gruppo maschera di ritaglio oltre la maschera di ritaglio stessa. Togliamo la spunta da questa voce ed ecco che abbiamo applicato il metodo scolora al volto di Francesca. Come? Vi sembra uguale? No, è per colpa del metodo di fusione del livello. Proviamo a mettere moltiplica. Visto? Non ci credete che cambia? Allora, rimettiamo anche la spunta qua ed ecco che il metodo moltiplica non fa più effetto. Ora, torniamo a scegliere scolora e togliamo la spunta da questa opzione. Così. Diamo l'ok. Ed ora cambiamo il metodo di fusione della maschera di ritaglio in moltiplica. Così. Ecco fatto. Un po' contorto, vero? Però funziona.
In pratica abbiamo detto a Photoshop di ignorare completamente i colori della maschera di ritaglio, essendo bianca, impostando il metodo moltiplica. E nel contempo stiamo applicando il metodo scolora delle nuvole attraverso la maschera di ritaglio sulla pelle. In pratica è come se quella maschera di ritaglio non ci fosse, con la differenza che se non ci fosse le nuvole si vedrebbero in tutta l'immagine. Forte, vero? Ma perché abbiamo utilizzato il metodo scolora per fondere queste nuvole bianche e blu sulla pelle quando, se utilizzassimo il metodo moltiplica, come avevamo visto prima, si vedevano tutte le macchie blu e non quelle bianche? Perché c'è un metodo migliore per fondere queste nuvole sulla pelle della modella. Le tatueremo queste nuvole sulla pelle, grazie ai parametri di effetti di livello. Facciamo doppio clic sul livello screen in un punto vuoto per chiamare nuovamente le opzioni di fusione. La prima cosa che voglio farvi notare è che in questo livello non serve modificare le proprietà di fusione relative alle maschere di ritaglio. Infatti qua l'opzione fondi livelli ritagliati come gruppo è attiva e non ci disturba affatto. L'importante è toglierla dalla maschera di ritaglio. Vediamo invece queste opzioni qua sotto. Vedete dove ci sono queste barrette, i numerini? Qua possiamo decidere di mostrare o nascondere determinate tonalità di colori. La prima barra è relativa a questo livello, ovvero quello su cui avete fatto doppio clic. Quella di sotto è relativa alle tonalità del livello inferiore, in teoria la maschera di ritaglio, ma nel nostro caso direttamente lo sfondo, perché abbiamo furbamente reso invisibile la maschera di ritaglio. Vedete che possiamo trascinare questi indicatori? Ah, dimenticavo, possiamo applicare l'effetto di fusione ai grigi, ai rossi, verdi o blu, scegliendo da questo menu a comparsa. Ma noi restiamo coi grigi. Dicevo, se sposto l'indicatore bianco a destra, dico a Photoshop di nascondere tutte le tonalità superiori a 200, per esempio. Quindi tutte le tonalità comprese tra 201 e 255 non saranno visibili. E così per i neri. Ovviamente le tonalità di questo livello. La stessa cosa si può fare per le tonalità del livello sottostante. La funzione che rende questo effetto potentissimo è che possiamo anche dare una sfumatura a questo taglio delle tonalità. Vedete che queste freccette hanno una linea al centro? Questa linea ci indica che possiamo dividere la freccetta in due. Se teniamo premuto Option Alt su Windows e trasciniamo questa metà fino a 255, ad esempio, vediamo che l'effetto non è più netto come prima, ma sfuma gradualmente rendendo la transizione omogenea e più elegante. Potentissimo. Rimettiamo tutto a posto perché non è con i bianchi che andremo a giocare. Spostiamo infatti la barretta del nero fino a circa 110, così. Ora, con Option Alt premuto, trasciniamo l'altra metà fino a circa 20, così. Poi andiamo a modificare anche la barra inferiore, trascinando la barretta fino a far sparire completamente tutte le nuvole. Direi che 200 può andare bene, per essere sicuri. Con Option Alt trasciniamo la metà della barretta fino a circa 110, così. Diamo l'ok perché voglio proprio farvi vedere che potente è questo sistema. Facciamo zoom al 100% per vedere da vicino la pelle di questa ragazza. Vedete come tutti i dettagli della pelle sono rimasti invariati? Ogni singolo poro della sua pelle è ancora lì, visibile. Ovviamente non è ancora finito. Ora che abbiamo gettato la base, possiamo colorare la pelle di blu. Torno al 50% di zoom per vedere tutta l'immagine, quindi duplichiamo il livello screen, così. Vedete che viene creato un nuovo livello all'interno della maschera di ritaglio? A questo livello cambieremo il metodo di fusione. Dal momento che vogliamo colorare, possiamo scegliere il metodo colore, così. Avendo copiato il livello da screen a cui avevamo modificato le opzioni di fusione, abbiamo copiato anche certe impostazioni che qua non vanno bene. Prima di tutto rinominiamo questo livello in color, così da non fare confusione. È sempre consigliabile ordinare bene i livelli, specialmente perché se lavorassimo su immagini con 30 o 40 livelli sarebbe veramente difficilissimo trovarli senza conoscerne il nome. Perfetto. Ora facciamo doppio clic qua, in un punto vuoto, per chiamare di nuovo le opzioni di fusione e ripristiniamo questi valori qua nel fondo. Così. Diamo l'ok e facciamo di nuovo zoom. Avete visto che bello? Questi colori sembrano essere veramente sulla sua pelle. Non penso che direste che sono frutto di un livello sovrapposto, giusto? Sì, certo che è giusto. Io torno sempre al 50% di zoom.
Ora cosa possiamo fare? Beh, direi che possiamo mascherare le labbra, non mi piace la bocca azzurra. Ho già creato il livello necessario al nostro scopo, si trova qua in alto e si chiama Lips Knockout. Abilitiamolo. Come vedete, si tratta sempre di un livello bianco disegnato col pennello, niente di particolare. Facciamo doppio clic sul punto vuoto del livello per richiamare per l'ennesima volta le opzioni di fusione. Ed applichiamo la stessa foratura che abbiamo usato prima per l'occhio, quindi scegliamo bassa da questo menu a tendina e portiamo lo riempimento al minimo, così. Ora diamo l'ok. Mamma mia, abbiamo quasi finito anche questa lezione. E pensare che qualche mio amico pensava che non sarei mai arrivato oltre la 5. Uomo di poca fede. Che ne dite se coloriamo un po' le labbra e l'occhio? Bene, vedo che i pochi rimasti ancora svegli stanno facendo i salti di gioia. Quindi chiudiamo questo gruppo in cui mi pare che abbiamo lavorato su tutti i livelli ed apriamo il gruppo Make Up. Come vedete questo è un gruppo piccolino, faremo molto in fretta. Abilitiamo Lips, il primo. Come vedete anche questo è frutto di un disegnino al pennello in cui ho usato il blu e il rosso, ovviamente così è un obbrobrio, ma se lo fondiamo con il metodo luce soffusa diventa più carino, come vedete. Non trovate? Questo è molto semplice. Ora abilitiamo anche il livello Eye, anche lui frutto di un durissimo lavoro realizzato tutto a mano col pennello di colore giallo. Fondiamolo con il metodo di fusione sovrapponi. Carino, vero? Aggiungerei giusto un paio di effetti all'immagine per darle un po' di drammaticità. Chiudiamo pure questo gruppo e spostiamoci al livello tutto bianco in cima, Darkener. Come ormai avete capito, si tratta di un livello tutto bianco fuso col metodo moltiplica per renderlo invisibile. Ormai non ho quasi più segreti per voi, sono un libro aperto. Però non cercate di girarmi le pagine perché patisco solletico. Questa volta non voglio lasciare l'opera incompleta, come quando abbiamo visto il filtro fluidifica. Vi mostrerò un metodo per scurire l'immagine con gli effetti di livello. Avrete già capito che dobbiamo fare clic sul pulsantino FX qua al fondo della tavolozza dei livelli, ma non sapete ancora cosa scegliere. Ve lo dico io, scegliamo sovrapposizione sfumatura. Cambiamo lo stile della sfumatura impostando di nuovo la sfumatura rombi, che oggi mi piace tanto. Quindi invertiamo la sfumatura in modo che vada da bianco a nero. Basta mettere la spunta su questo quadratino. Quindi modifichiamo l'angolo portandolo a 100 gradi, anzi 110, anzi no, 113. In modo che la direzione del rombo sia di poco diversa da quella utilizzata sull'occhio. Perfetto. L'immagine è ancora troppo chiara. Proviamo a ridurre la scala fino a 90%. Direi che mi piace. Che ne pensate? Bene, chi tace acconsente, diamo l'ok. Ora manca solo più un piccolo tocco di classe finale, un effetto di luce sull'occhio. Che ne dite? Sarò velocissimo. Duplichiamo lo sfondo in questo modo e chiamiamolo Lens Effect, esattamente come il filtro che andremo ad usare, riflesso lente. Ecco che compare la finestra di dialogo, è molto semplice da usare. Vedete questa crocetta luminosa? Spostiamola sull'occhio, così. Poi scegliamo l'ultima opzione, obiettivo telecamera, e diamo l'ok, così com'è, senza fare altro. Se volessimo essere precisi, potremmo trovare le coordinate esatte del punto in cui mettere il riflesso, come abbiamo visto nella lezione precedente. Quindi fare Option, Alt, clic in un punto dell'anteprima per impostare le coordinate, ma a noi non serve così tanta precisione, quindi diamo semplicemente l'ok senza pensarci troppo. Una volta dato l'ok, possiamo fondere questo livello con il metodo luce soffusa, in modo da aumentare i contrasti dell'immagine ed attenuare il riflesso lente. Perfetto, direi che abbiamo finito anche con questa immagine, anzi no. Vi devo far vedere l'opzione di foratura profonda che vi avevo detto prima. Quindi andiamo di nuovo ad aprire il gruppo KO e facciamo doppio clic su un punto vuoto del livello Eye Knockout, così da chiamare le opzioni di fusione. Come sapete, se in questo menu a comparsa scegliamo nessuna, non applichiamo alcuna foratura. Se scegliamo bassa, la foratura è limitata a tutti i livelli del gruppo in cui si trova, ma se scegliamo profonda, foriamo tutto, rendendo visibile solo lo sfondo originale dell'immagine. Se l'immagine non avesse sfondo, vedremo un buco trasparente e basta. Utile da sapere. Ricordatevi che se volete applicare qualche effetto particolare quando usate maschere di livello o gli stessi effetti di livello, potete sempre fare clic su queste opzioni per modificare il comportamento di certe cose. Ad esempio, con la funzione nascondi effetti con la maschera di livello, possiamo determinare se la maschera di livello ha effetto o meno sugli effetti di livello.
Ok, facciamo annulla e chiudiamo questa immagine. Ora abbiamo quasi finito, ci rimangono giusto due cosucce sugli stili di livello, ma faremo in fretta. Apriamo table.psd. Eccola qua, questa è un'immaginetta stupida. Come vedete l'immagine è composta da sfondo più un livello. Il livello è vuoto, però contiene degli effetti di livello che ho creato tanto per fare un paio di disegnini veloci col pennello. Selezioniamo il pennello e scarabocchiamo un po' sull'immagine, così. Come vedete stiamo disegnando con un pennello molto speciale. A dire la verità speciale non è. È tutto merito degli effetti di livello. Se li disabilitiamo infatti ci accorgiamo che la scritta è invisibile. Perché è nera e di livello è fuso con lo sfondo con il metodo scolora. Se cambiamo il metodo di fusione in normale vedete che si tratta di una scritta tutta nera. Però appena abilitiamo gli effetti e fondiamo con il metodo scolora si trasforma in qualcosa di grazioso. Niente di trascendentale, però è carino. Ora, supponiamo che ci piacerebbe poter scarabocchiare in questo modo anche su altre immagini in futuro. Insomma, diciamo che ci piace l'effetto e lo vogliamo conservare per utilizzarlo in futuro. Abbiamo a disposizione la tavolozza stili, la dovremmo trovare insieme al gruppo dei colori, altrimenti facciamo clic sul menu finestra, stili. Ora, vedete che qua ce ne sono già altri presenti? Se ci facciamo clic, li selezioniamo e modifichiamo lo stile del nostro livello, visto? Però annulliamo perché noi stavamo supponendo che questo effetto ci piace e che lo vogliamo salvare qua dentro. È possibile creare un nuovo stile di livello facendo clic in un punto vuoto della tavolozza, qui ad esempio. Una volta fatto clic appare questa piccola finestra di dialogo che ci chiede il nome dello stile, che chiamiamo Ugly 1, Ugly 1. E poi possiamo scegliere se salvare anche il metodo di fusione del livello, oltre naturalmente all'effetto di livello. Diamo l'ok ed ecco che viene aggiunto alla nostra libreria di stili. Il bello degli stili di livello è che non risiedono nell'immagine, ma in Photoshop stesso. Questi stili di livello possono essere salvati e condivisi con altre persone. Basta andare su Gestione preferiti e scegliere quali stili vogliamo caricare, salvare, cancellare, rinominare, eccetera. Però ragazzi, onestamente come effetto è bruttino, voglio dire. Non ha niente di speciale. Perché tenercelo nella libreria? Bene. Per cancellare uno stile di livello rapidamente possiamo fare Option, Alt, clic sulla sua icona. Vedete che il cursore si trasforma in forbici quando teniamo premuto Option, Alt su Windows? Facciamo clic e via, un taglio netto, mi raccomando. Molto bene, abbiamo finito anche questa lezione. Quante cose abbiamo visto oggi, vero? Spero che abbiate gradito gli effetti che vi ho mostrato e che abbiate scoperto qualcosa che non conoscevate ancora. Alla prossima, ciao!